Sei un invalido civile totale al 100% ed hai ottenuto un aumento della pensione da luglio del 2020, allora attenzione e ascolta bene quello che ti dirò, perché molto probabilmente potresti ottenere un importo ben maggiore. Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. In parole semplici, assicuro la miglior tutela a tutti coloro che hanno subito ingiustizie o soprusi. Il mio consiglio è di iscriverti al canale, attivare la campanellina in modo tale da rimanere aggiornato su tutte le mie prossime pubblicazioni. Nei precedenti video ci siamo soffermati più e più volte sulla possibilità per gli invalidi civili totali al 100% di ottenere un incremento della pensione e in rate arretrati fino a 10 anni. Se ti fa piacere, nei precedenti video puoi andare a trovare le storie di Maria, Roberto, Carmelo, dove andiamo a spiegare cosa abbiamo fatto per loro e che importi hanno ottenuto. Oggi però voglio soffermarmi su un aspetto molto importante, perché molto spesso gli invalidi civili totali al 100% che hanno ottenuto l'incremento della pensione del luglio del 2020 non hanno però ottenuto tutte le somme a loro spettanti. E infatti una distinzione fondamentale sulla quale oggi voglio soffermarmi riguarda il requisito anagrafico. Devi sapere infatti che dal 20 luglio del 2020 c'è stata una grande svolta, una sentenza della Corte Costituzionale estende a tutti gli invalidi civili totali al 100% che abbiano un reddito personale inferiore a 8.600 euro e quello coniugale inferiore a 14.400. E state ben attenti perché bisogna rispettare entrambi i requisiti. Questi invalidi civili totali avranno diritto e hanno ottenuto l'incremento della pensione a 650 euro, che per il 2022 è di 660 euro, da luglio del 2020. Si tratta di una distinzione importante perché da luglio del 2020 tutti gli invalidi civili totali al 100% hanno cominciato ad ottenere questo incremento della pensione che prima spettava soltanto agli invalidi ultra sessantenni. In parole semplici facciamo una distinzione molto importante, e cioè gli invalidi civili totali al 100% che hanno un'età inferiore ad anni 62, compreso 62 anni, possono avere diritto all'incremento della pensione soltanto dal 20 luglio del 2020. Ed invece gli invalidi civili totali al 100% che rispettano i requisiti reddituali e che hanno un'età superiore ad anni 62, quindi comprese anche le persone di 65, 67, 70, 72 anni, potranno avere diritto non solo all'incremento della pensione che probabilmente hanno già ottenuto, ma anche in rate e arretrati che in alcuni casi possono arrivare fino a 10 anni. È bene però precisare che questo importo, questo incremento, non spetta solo all'invalido civile totale al 100%, ma può spettare anche all'erede. E dunque, se l'invalido civile non aveva ottenuto l'incremento della pensione e i rati arretrati da quando spettavano, questa richiesta tramite un legale potrà essere avanzata dall'erede. E dunque l'importo che spettava al genitore verrà versato agli eredi. Se ti è piaciuto questo video, allora ti chiedo soltanto di mettere un like, condividerlo con i tuoi contatti. Sono Stefano Di Giacomo, sono un avvocato civilista e sono qui per dare voce ai tuoi diritti.